E queste feste di Natale che stanno andando via non potevano che ospitare presso Piazza Mercato a Crotone un duo che è divertito, convinto e strappato gli applausi non solo dei più piccoli, i destinatari della performance, ma anche dei più grandi. Se potessi vedere realizzato il mio desiderio, ma tutti questi stolti che se ne vanno in giro a dire felice Natale. È un omaggio al Natale. Alla base c'è, scenicamente parlando, oltretutto c'è anche una grande amicizia con Francesco Pupa che ci lega. L'ingrediente principale penso proprio sia questo, per lavorare in sinergia e lavorare bene. A me piace il Natale perché mi fa stare bene. Non servono soldi, serve soprattutto pace e amore. Loro sono Giuseppe Calabretta e Francesco Pupa, due crotonesi con in comune la passione dell'arte, i quali hanno dato vita al Natale di Scrooge, liberamente tratto dall'opera di Charles Dickens, emozionando, divertendo e offrendo significati ai bambini e ai loro genitori. Beh, il cantatore Giuseppe Calabretta, oltre alla scuola di canto, recitazione e musica, porta avanti una piccola compagnia, piccola grande compagnia, che abbiamo tanti spettacoli già pronti che stiamo portando in scena per le scuole e anche per la città di Crotone, nella provincia di Crotone. Abbiamo fatto l'Halloween e Calabrese a novembre, adesso onoriamo il Natale con il Natale di Scrooge, ma ben presto torneremo in scena con Arlecchino, una vita a far carnevale. Dicevo, oltre canto, recitazione e musica, sono attivi i corsi di tromba, clarinetto e flauto traverso. Proprio una cara persona. La favola di Dickens racconta la storia di un uomo d'affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia, incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale. E non è un caso che questa vicenda si svolga proprio la notte della vigilia. Hai deciso di farti licenziare proprio la vigilia di Natale? No, signore. Secondo Dickens, il migliore modo per affrontare e superare i mali sociali è proprio la rinascita morale dell'individuo. Senta, ma questo è uno spazio inedito. Io la chiamerei una piccola galleria di Crotone qui in Piazza Mercato. Assolutamente sì, una piccola galleria, uno spazio, come dire, che di giorno, la mattina vive in altro modo, vive come il mercato, e poi il pomeriggio si trasforma in un posto magico, in un sogno, in una galleria dei sogni, la chiamerò io. E quindi in questo posto abbiamo potuto ricreare quello che è il Natale di Scrooge, tratto dal celebre appunto racconto Christmas Carol di Dickens. Come avete potuto vedere, ogni spazio può diventare teatro, no? Basta che ci sia uno spettatore e un attore e tutto diventa teatro, qualsiasi spazio si trasforma. Streller creò gli stabili andando nelle case delle persone a fare gli spettacoli teatrali. È stato difficile impersonare, insomma, questo personaggio che da birichino poi riesce a redimersi. Beh, Ebenezer Scrooge è un personaggio con tante sfaccettature, un personaggio forte, e questo suo essersi chiuso perché bambino dell'orfanotrofio, per aver subito insomma tutta una serie di cose brutte nella vita, si chiude. Quando io dico sempre questo, no? Che non c'è mai Francesco Pupa o Ebenezer Scrooge, ci sono due persone che si incontrano, cercano i loro punti di contatto e si fondono insieme nel personaggio. Chiedo, com'è stato lavorare con Giuseppe Calabretta? Giuseppe, quest'anno è un anno che lavoriamo insieme, io e Giuseppe siamo amici da piccoli, e lavorare con Giuseppe è come guardarmi allo specchio, cioè dall'altra parte vedo una parte di me, ecco, vedo proprio un me stesso riflesso, perché abbiamo la stessa passione, gli stessi sentimenti, lo stesso modo di concepire la scena. E questo non è il primo lavoro che facciamo insieme, perché oltre al Natale di Scrooge noi abbiamo Halloween e Calabrese, abbiamo Arlecchino, una vita a far carnevale, che sono sempre spettacoli per bambini, e prossimamente arriverà il gatto con gli stivali. Ci vuole salutare con la voce di Scrooge. Buon Natale a tutti.